Grazie Presidente, ringrazio prima di tutto l'assessore Lemmetti perché si tratta di un provvedimento che Roma attendeva da tanto tempo, un provvedimento che mette ordine anche in ragione del mutamento normativo che c'è stato sul codice degli appalti e tutte anche le normative che sono state adottate, l'ultimo regolamento risale a molti anni fa e da questo punto di vista oramai era completamente, se possiamo dire, disallineato con quello che era le esigenze dell'amministrazione. Io vorrei anche ringraziare gli uffici che hanno lavorato perché come commissione abbiamo avuto l'opportunità, visto che all'interno del regolamento sulle sponsorizzazioni è prevista, una disposizione legata, e poi magari ne parlerò velocemente dopo, una disposizione legata proprio allo strumento del crowdfunding. Come sapete, il crowdfunding è uno strumento, che consente la raccolta di fondi attraverso la collettività per promuovere o comunque per raccogliere, fondi per promuovere delle iniziative o comunque delle attività. Uno strumento, tra l'altro, molto utilizzato in altre amministrazioni che necessita ovviamente anche di un supporto tecnologico e proprio su questo punto la Commissione che ho l'onore di presiedere ha quindi vista l'opportunità, abbiamo trattato questo tema e presentando poi un emendamento che va proprio nella direzione di garantire che lo strumento del crowdfunding possa avere una sua disciplina anche in relazione alla piattaforma tecnologica che dovrà poi essere adottata da Roma Capitale che possa riguardare anche più ambiti e non solo quello legato alle sponsorizzazioni e quindi in particolare all'articolo 11 di questo regolamento. Quindi io credo che con questo regolamento si stia facendo un grande passo in avanti, anche lo dico senza essere secondo me smentito anche dal punto di vista di attrazione di quelle che possono essere sia investimenti ma anche risorse economiche e unirle ovviamente a quelle che poi sono delle esigenze dell'amministrazione. Trovo importante anche il fatto che all'interno del regolamento, e questo sempre con un focus legato al rapporto con i municipi, ci sia proprio una disposizione legata a questo e quindi per dare comunque l'opportunità ai municipi di utilizzare quindi questo strumento in modo uniforme su tutta Roma Capitale. Quindi credo che sia un passo importante che noi facciamo per riordinare. Spesso io, Presidente, l'ho chiamata in tante iniziative che abbiamo portato avanti in questa consiliatura una rivoluzione silenziosa, cioè sono quelle piccole rivoluzioni di cui magari dopo averle approvate in aula non ne sentirete parlare sui giornali o ne sentirete parlare soltanto un giorno o due perché poi sono presi da altre informazioni, eppure anche questo è un altro piccolo tassello all'interno di un grande lavoro di riforma che secondo me portando avanti da inizio consiliatura su tutti gli aspetti, non solo regolamentari, dell'assetto organizzativi, ma anche economici dell'ente, non a caso l'approvazione nei termini legati ai bilanci di previsione. Grazie Presidente.